come impostura, quella che complica tutta la vita, che rende la gente così velenosa, canaglia e indigeribile. Niente felicità nell'esistenza, solo infelicità più o meno grosse, più o meno tardive, evidenti, segrete, differite, striscianti. È con le persone felici che si fanno i migliori dannati. Il principio del diavolo non fa una credenza. Aveva ragione, come sempre, lui di inchiodare l'uomo alla materia. Non è che ci sia voluto molto, un paio di secoli, pazzo d'orgoglio dilatato dalla meccanica è diventato impossibile. E così lo vediamo oggi, stravolto, saturo, ubriaco d'alcol, di petrolio, diffidente, pretenzioso, universo col potere in secondo, sbarellato, smisurato, irrimediabile, montone d'oro mischiato insieme, anche un po' iena magari, graziosissimo. Il minimo impraticabile, buco del culo, si vede Giove allo specchio. Ecco il gran miracolo moderno, una fatuità gigantesca, cosmica. L'invidia tiene il pianeta rabbioso, titanico, sopraffatto. Succede, sempre scavo, al contrario, di quel che si voleva. Ogni creatore appena apre la bocca si trova schiacciato dalle odi, macinato, vaporizzato, e il mondo intero si ritrova critico, vale a dire orribilmente mediocre, critica collettiva, torva, lecaculesca, ottusa, schiava al 100%. Ha passato l'uomo alla materia, è la legge segreta nuova, implacabile. Quando si mischiano a caso due sangue, uno povero e l'altro ricco, non si arricchisce mai il primo, si impoverisce sempre il secondo. Tutto quanto aiuta a fogliare la massa appuntita è benvenuto. Quando i trucchi non bastano, quando il sistema salta in aria, allora mano al manganello, alla mitragliatrice, a tutta la confetteria, si tira fuori tutto l'arsenale al momento giusto, con il bello ottimismo delle rivoluzioni estreme, massacri a miriadi, non c'è guerra dal diluvio in poi, che non abbia avuto per musica l'ottimismo. Tutti gli assassini vedono rosa nel futuro. Fa parte del mestiere. Così sia.